Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, questo video qua penso sia il video più lungo che vedrete in questo canale, perché spiegherò tutte le mie grippate. E dato che se ne sono un 14 o 15, ma non mi ricordo bene, sono abbastanza tante, cioè sono un bel po' lunghe. Allora, iniziamo dal beta, che vabbè, è stata la prima moto che ho clippato. E beta, cos'era la prima? Ah sì, allora, era una mattina, stavo per andare a scuola e non parte. Ho detto vabbè, alla fine sono andato in macchina con mio papà e niente. Poi il pomeriggio ci ho riprovato, si accende ma fa un rumore, ma proprio strano, tipo che si era rotta una fascia, cioè che aveva la metà della compressione praticamente. E niente, smonto. All'inizio andava tutto perfetto, non c'era proprio un cazzo, era nuovo sembrava. Poi io sto a vedere meglio e mancava un pezzo di due pezzi di mantello ai bordi, il mantello del pistone. E niente, lì ho dovuto cambiare cilindro, che ci ho messo un Polini Evolution, cioè ora non mi ricordo se è Evolution, però è comunque quel Polini in alluminio con lo scarico W. E quello lì mi è durato tipo 2 settimane, che perché avevo sbellato. Ma poi ho scoperto il motivo per cui avevo sbellato, perché praticamente altro giorno ero in box che stavo pulendo un po' e ho messo tutti i cilindri tutti su un ripiano, tipo mi metto a fissarli e vedo che il Polini Evolution era più basso, ma sarà stati cos'è, 2-3 mm, ma proprio si notava di brutto. E io l'ho messo sulla testa del Corsa, perché prima c'era montata la testa originale, non chiedetemi il motivo. E perché quel cilindro non l'avevo preso nuovo, l'avevo comprato un blocco intero da un amico che poi l'avevo venduto, e io ho preso solo il cilindro che in teoria era quello che mi serviva. E niente, dopo 2 anni che ho grippato avevo scoperto il motivo della grippata, sono rimasto di brutto, non ci credevo manco io. Poi io ci ho messo sul Polini Corsa, che quello lì è uno di quelli che mi è durato di più, non so quanto mi è durato, 8 mesi, sì dai. E niente, sono andato tutto bene, tranne gli ultimi giorni che faceva proprio dei rumori proprio strani, faceva proprio paura negli ultimi giorni. E non so, alla fine stessa cosa del primo cilindro, mi si era spezzato i 2 pezzi del mantello del pistone, e quindi ancora un'altra volta, però lì non aveva fatto solamente, cioè sul primo c'era il cilindro, non c'era nessun danno, invece qua voi non potete crederci, ma c'era 3 grippate sul pistone, una cosa spaventosa. Se riesco metto anche le foto nel video. Però comunque queste cose qua, se voi andate a vedere la storia sia del beta sia dell'RS, le vedete. Però 2 non ci sono nella storia, perché non c'avevo, cioè in uno non avevo le foto, nell'altro non ho mai fatto più la storia, che sarebbe il fatto. E passato il Polini Corsa mi sono detto, questo giro qua il blocco lo smonto io, lo rifaccio io. Ho comprato Albero Carenzi 50 originale, col 50 andava tutto bene. Poi è venuta la magnifica di mettere il 2 plus su Carenzi, però prima con la Giannelli. Ci ho messo la Yasuni, tempo 5 giorni, ho sbellato, ho fatto fuori la biella, il Carenzi che mi era diventato arancione, e è figa arancione, viola, faceva paura, è una cosa spaventosa. Poi sono stato la moto ferma, un mesetto l'ho tenuta ferma tutta, perché ho portato un meccanico che non aveva tempo, l'altro non era capace, bla bla bla. E niente, appena ho dato un meccanico, è riuscito a farmela. Poi il beta, da quando ho messo i pezzi buoni, non più il Carenzi che fa cagare come un albero, è andato tutto bene su quel 2 plus, finché poi io non l'ho venduta, che era perfetto quella moto.
E poi passiamo all'RS. Allora, l'RS ho preso la patente. A gennaio ho preso la patente. Il pistone l'ho fatto fuori a marzo, mi sembra. Perché è uscito dalla scuola e sentivo un rumore strano. E io ero sicuro, ora la biella era in cuscinetto, ero quasi sicuro. Vabbè, io ho detto, vabbè, questo rumore qua, se aumento di giri, un punto sparisce. Quindi ho detto, cosa faccio? Tiro, così non lo sento più, perché ho detto, figa, l'ho appena presa, non posso già rifarlo in blocco. Vabbè, tiro e si blocca la gomma. E niente, lì mi ha tirato giù una sbellata di quelle, facevano paura. Cioè, praticamente c'era stato mezzo centimetro di gioco su e giù della biella. E quindi lì le ho fatto rifare block, albero, biella, cuscinetto, pistone. Poi ho fatto pure cambiare il cilindro, che non era proprio da cambiare, passava una lappatura e poteva mettere a posto. Dico al meccanico che ci voleva guadagnare qualcosa. E poi, beh, il blocco, il tempo che ci ha messo, vado a tirarlo, monto. 5 giorni ero qua, proprio in questo preciso punto. Ero a 100, 120, non mi ricordo, era ancora il rodaggio. Mi si blocca la ruota. Qua ero, qua, mi ricordo che la moto l'avevo parcheggiata lì, in questo parcheggio qua a destra. Figa, motore nuovo, mi sono preso malissimo. Mi stavo per mettere a fare la scena di quello col Fantic, ve lo giuro. E poi niente, mi porto a casa, smonto, pistone grippato. Forse questa, no sì, questa grippata qua c'era nella storia. Pistone grippato, niente, aspetto un po', dato che non c'avevo più soldi, ho detto vabbè, vado in giro col Phantom per un paio di mesi. Poi un giorno, non so perché, cosa mi era venuto in mente, ho detto vabbè dai, andiamo a Lecco, che c'è un'azienda che fa le ricromature, e vediamo quanto ci costa. Io in conto avevo messo già 300 euro. Alla fine sono andato lì e quel cilindro lì era già stato ricromato da loro. Gli fa, dai, perché l'avete già fatto da me, te lo faccio 200 cilindri pistone. Che era un'offerta della madonna. E poi in 2 secondi ho finito la visera, sono a sapan, non vedo niente. E niente, alla fine sono riuscito a prendermi il cilindro ricromato nuovo e pistone nuovo, monofascia, 200 euro. Comprato da NRT le guarnizioni, montato da perfetto. E poi un giorno, mentre, se avete visto il video di quando eravamo una specie di pista che giravamo tutti insieme, mi si è spezzato il filo da frizione. E per, cioè, arrivo in box, lo smonto, per avere più facilità a metterci mano, ho detto tolgo il miscelatore. Smonto il miscelatore, vedo che c'era il tubo del miscelatore strozzato. Perché io fino a lì ho sempre fatto, cioè da quando ho grippato, per quando ero ancora in rodaggio, ho sempre poi fatto la miscela io. Smonto e vedo che c'era il tubo del miscelatore che era, si era strozzato, quindi non faceva più passare l'olio. E lì tante madonne sono uscite. Vabbè, fa niente, ho messo lì a posto, ho accorciato un po' il tubo così rimane più tirato. E va tutto bene. Che poi è andato avanti fino a sempre lì in quella pista lì. Perché là, non mi ricordo cosa stavo facendo, comunque sono arrivato. E a un punto, lentamente la moto sembra che perde di compressione, fino a spegnersi. Ho detto, ma è impossibile, figa, ancora, ho appena messo a posto sto motore. Vabbè, figa, qua non mi costo manco la strada. Fortunatamente ho incrociato un mio amico mentre stavo tornando in box a smontarla. Vabbè, mi ha aiutato anche a smontarla, mi ha portato fin là e tutto. E niente, io dicevo, spero sia il battito in testa, magari gli ho messo una guarnizione di base sbagliata. E invece no, invece era la biella granata puttane, ma proprio puttane veramente. Cioè, il gioco su giù non ce n'era, ma si erano rotti i rulli. Una cosa
non so come spiegarla, non ci volevo manco credere. E vabbè, lì poi con un mio amico in box a lui, sono riuscito a montarlo, sono riuscito a trovare i pezzi a un buonissimo prezzo, con 300 euro sono riuscito a fare tutto il blocco proprio completamente. E adesso su questa qui monto io i pezzi che gli ho montato io con un amico. Invece ce n'è una che vabbè, il Phantom, devo fare una strada che non l'ho più fatta, e il Phantom ha tirato giù la miglior grippata che io avessi mai fatto. Cioè, stavo andando sempre in quel posto lì dove ho sbellato questa qua la seconda volta. Stavo andando, un punto fa un rumore strano, ha proprio un fischio fortissimo. Vabbè, aspetto, beh, chissà cosa sarà sta moto, ne è sempre una. E poi a un punto io arrivo in fondo al viale, tutto sparato, si blocca la ruota. Poi vado a toccare la pedivella e vedo che c'è la compressione. E vedo che la compressione c'è. Ho detto, figa, qua non posso aver grippato. E invece arrivo in box, smonto la testa e mi trovo il pistone bucato. Quella è stata proprio la miglior grippata che ho voluto sempre fare, e ce l'ho fatta. Cioè, poi sfortunatamente, perché qui ci sono lì, era quasi nuovo. Vabbè, poi mi date di culo che il Phantom, comunque avevo un 70 giù nuovo in box, gliel'ho messo su e ora c'ha quello. E non so se le ho dette tutte e 14, mi sa che me ne sono mangiate un paio. Allora ragazzi, se questo video qua vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace e alla prossima. Ciao a tutti.